Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi continuiamo la Carly Legacy. Lily sveglia questa mattina, raggiante come al suo solito, sta preparando la colazione per i suoi due ometti, una bella frittata di spinaci, giusto per tenerli un po', non a dieta, però sempre con questo cibo un po' salutare, sperando di sbloccare questo stile di vita per lei. Oliver sta scendendo con ovviamente Chloe che è sempre ai suoi piedi, ha dormito sempre, dorme sempre con lui. Allora, tu Lily non mangerai la frittata di spinaci, però almeno fai compagnia ai tuoi cari. Ok, vieni qui, poi tu mangi. E mangi anche tu, sì, non hai famisti, ma però va bene. E intanto qui c'è una novità perché appunto ho aggiunto la bacheca perché mi ero scordata, una delle ultime volte mi ero scordata e quindi l'ho presa, l'ho comprata. Tu socializza intanto con tuo figlio, parla appunto un po' del tempo nuvoloso e come vedete da qua, oggi da calendario, ho aggiunto questa festività chiamata Visita San Sequoia perché io vi avevo anticipato che Leo e Nora sono andati ad abitare qui. Abbiamo visto anche più o meno a grandi linee dove abitano. Oggi an li andremo a trovare. In più ho fatto esercizio perché voglio provare quei percorsi che ci sono appunto nei quartieri di San Sequoia. Manteniamo un tono leggero. Lily ha gradevolmente parlato del più e del meno con Oliver, quanto basta da indurlo a considerare che a volte vale la pena di apprezzare le cose più semplici della vita, anche le conversazioni essenziali e poco profonde possono essere belle. Pensi che Oliver, gradisce parlare del più e del meno? Ma sì, dai. Un'altra cosa che è successa, ragazzi, perché vedete, oggi è lunedì. Oliver, dopo che è stato dalla nonna tutto il weekend, lo sono andati a prendere la domenica pomeriggio e io ho giocato quelle 3 orette del sim. E tra Oliver e il papà, ragazzi, è successo questo. È successo che, guardate, hanno una, diciamo, relazione dinamica familiare severa, perché dopo che ho aggiunto la bacheca, Jasper ha, diciamo, spronato, non gli ha ordinato, però ha spronato Oliver a ripulire i piatti, a sparecchiare. E si vede che Oliver, non so perché, era la prima volta che lo faceva, e quindi, non so, forse l'ha colto un po' di sorpresa, e quindi mi è uscita questa dinamica rigida. E io l'ho accettata per il momento, perché in effetti lui si trova molto in relazione con la madre, no? Sta molto bene quando si trova con la mamma. Infatti la mamma spesso lo mette a letto, no? È lei che mette a letto Oliver. E vabbè, è successa questa cosa. Allora, intanto, tu devi mangiare, sì. Ti mangi giusto qualcosina, tipo il pomodoro. Adesso arriviamo burrita, la mora e la ciliegia. Poi ti cambi perché, ragazzi, ho visto che è cresciuta l'orchidea. Quindi ti metti gli abiti per lavorare, questi. Vai a fare il tuo giardinaggio e guardate qui chi è cresciuta di nuovo, la nostra pianta mucca. Quindi vieni qui. Fai un raccogli tutto perché abbiamo bisogno un po' di ortaggi e guardate, ho risistemato un po' la serra perché non mi piaceva più come era disposta. Tra l'altro qui guardate c'è il puzzle che ha fatto Oliver con il cugino e i nonni e l'ha regalato alla mamma e la mamma l'ha messo qui. Quindi vediamo di raccogliere tutto anche qui, ma tanto dovrebbe farlo, innaffiare tutto e spruzzare l'insetticida nell'aria. Poi creiamo una composizione floreale. Guardate qui, guardate, due bocche di leone, un giglio e finalmente l'orchidea, che così possiamo creare la nostra pianta innestata a fiore della morte. Alleluia, alleluia. Ok, tu hai caldo, quindi cambiati pure. Butti cibo variato e questo me lo riponi. Mentre Oliver, ragazzi, gli ho rimesso. Lui aveva questa, non mi ricordo se aveva. Sì, aveva questa, quella mentale. Quindi vieni qui fuori e ti continui a creare la pozione
Fai prima questa e poi quella dell'emozione. Perfetto. Con Jasper andiamo dalla nostra pianta mucca e facciamo gioca con e accarezza. In più ho comprato i nuovi semi per i prodotti agricoli abnormi. Semi di zucca e semi di melanzane. Questa volta, ragazzi, voglio fare come mi avete detto voi e una di voi e utilizzare quei fertilizzanti Vitalità. Quindi ci proverò. Farò così e vediamo un po'. Quindi direi di fare. Vediamo. Pianta la melanzana, pianta la zucca. Pianta la melanzana e pianta la zucca e poi vediamo quali fertilizzare. Ok, Oliver ha creato la pozione. Altra cosa che è successo, che ho fatto, ho comprato un altro pollaio perché appunto non sapevo più come fare. Oh, aspetta, vieni qui a pulire il pollaio. Dunque, capienza del pollaio 6. Scusa un attimo, assegna i polli? C'è soltanto crocchetta? No, anche grilletta e bonbon, avevo detto. Cosa sta facendo Chloe? Cos'è successo? Vieni qua, lascia leccare il viso. Accarezza. Poi, ok, hai piantato, ora dobbiamo fertilizzare, innaffiare, innaffi e poi mi fertilizzi con super vitalità da questo lato. Ok, spero di ricordarmi anche nei prossimi giorni e devo farlo tutti i giorni, ragazzi. Ok, lei mi sta innaffiando anche questi prodotti, ma va benissimo. Perfetto. Poi Lili, guarda, dopodiché, qua mi hai raccolto, quindi devo trovare l'orchidea da piantare. Anzi, sì, perché io ho l'innesto del melograno, se non erro. Eccola qui l'orchidea, la piantiamo subito. Pianta, perché ho l'innesto del melograno, esatto. Quindi una volta che sarà cresciuta l'orchidea potremo innestare con il melograno. Prima di andare via, creiamo la composizione floreale che voglio regalare a Nora, perché appunto voglio che la sistemino nella casa nuova. L'ultima volta sono arrivata alle squame di sirena, ora facciamo rosa monocromatico. Ok. Tu hai fatto, vieni qui a sistemare burrito, a pulire il capanno, chiamatela fuori. Ragazzi, ma guardate Oliver, che adesso si gira, va in giro praticamente in bicicletta, è il suo mezzo preferito, la usa sempre. Ma dai, è venuto qui insieme da Chloe e dal pollaio per spargere un po' il mangime e vediamo se riusciamo a interagire con Burrita. Vieni Burrita, eccoti. Lo so, ti ho un po' tralasciata in questi giorni, sei un po' trasandata. Socializza, ricopri burrita di amore. Mamma mia, che sguardo da incazzata, ragazzi. Considera l'etica e poi socializza. Chiedi come fanno le mucche a fare il latte. E poi la mungi. Poi ti dai una lavata e ce ne andiamo. Ah, ci sarebbe da, sì, vabbè, da riparare, ma poi facciamo dopo. Lei è ancora triste, ma non so perché è successo qualcosa, ma non riesco a capire che è morto. Quindi, vabbè, pazienza. Ah, un'altra cosa che volevo fare è che Jasper dà, ecco, un uovo da cova, anzi due uova da cova a Oliver, ecco infatti. Perché voglio sistemare l'uovo da cova, uno qui e uno dall'altra parte, no? Quindi vediamo un po', lo mettiamo qui e uno qui al centro e aspettiamo che le nostre galline. Ah, ok, posso solo niente, riporre, basta. Le nostre galline vadano a covare l'uovo. Ok. Qui abbiamo sistemato, perfetto. Vieni qua e innaffia e estirpami anche le erbacce. Benissimo. Oh no, cosa c'è ora, mia bovina signora? No, aspetta, non è felice perché? Ha famissima, nutrila, nutrila.
E qui è a posto, perfetto, questo a posto e questo a posto. Oh, che bello che Oliver dà una mano, ha raggiunto il livello 8 di abilità mentale, diventa sempre più intelligente, fantastico. Vai, innaffia, estirpa tutto, bravo. Ah, perché appunto qui ragazzi ho messo le piante di granite. Ok, questo è pronto, direi di profumare con la campanula, così mi dura di più. E aggiungiamo un vaso. Mettiamo quello autunnale, perfetto, bellissimo. Scattiamo la foto e poi ce lo portiamo con noi a San Sequoia. Ed eccoci ragazzi, appunto siamo arrivati a casa di Nora e Leo. Nora è tutta, non so cosa stia succedendo, stava correndo a destra e a sinistra. Comunque ve la faccio vedere proprio alla veloce. È la casetta che c'è già di default nello scenario quando entrate, però non c'è questa parte di giardino e poi l'ho tutta un po' rifatta perché era veramente spoglia. Appena si entra, qui appunto c'è un piccolo angolino d'ingresso con le loro foto, il tavolo da pranzo, le librerie nuove e il salotto con, ho cercato di utilizzare ovviamente più o meno quasi tutti gli oggetti usciti con l'ultima espansione, poi altri oggetti vari. La cucina, carina, mi piace un sacco perché è piccolina ma ha tutto praticamente, mi piace tantissimo. Poi da questo lato c'è la zona dedicata alle camere, questo è il bagno, molto semplice. Tra l'altro, visto che adesso si possono mettere gli oggetti qua sopra, però io avevo già creato questa mensolina, quindi amen. Questa è la camera dei genitori, quindi di Leo e di Nora. Qua tutto sul rosa perché lei adora il rosa e è una creatrice digitale di qualcosa artistico e quindi le ho messo quel pad particolare, mentre qui insomma il letto basta. Con tutti i vari quadretti, le loro foto, i quadri, le cornici nuove, mentre qua c'è la camera di Abram, molto colorata, molto da bambino, no? Con tutti questi colori, le foto, anche lui, la scatola di giocattoli, insomma, un sacco di cose e tante foto e basta. Mentre di qua il giardino. Si accede da questo piccolo patio, anche lui ha la bicicletta e c'è insomma il tavolo da pranzo, insomma da mangiare fuori per quando arrivano ospiti. Qua c'è il tappetino da fare yoga e qua insomma delle sedute. È una casa tutta rifatta. Io non so cosa sta succedendo tra. Aiuto! Vai subito da tuo fratello, chiedigli cosa sta succedendo. Chiedi della sua giornata. Fratello, buongiorno. Che cosa sta succedendo in questa famiglia? Entusiasmati per la fotografia. Oh, sorella, grazie che sei arrivata. Dai consigli familiari. Tu invece vai da Abram. Parla della temperatura calda. E trovo che Harvey Scott. Dovresti pensarci tu. Vai, vieni qui da Abram, tuo cugino, racconta una storia di fantasia, condividi l'entusiasmo. Ma che bella questa stretta di mano! Tra l'altro, oh, ma lei è spaventata, ma perché? Anche lui! No, aspetta, aspetta, chiedigli. No, un attimo. Sta succedendo una cosa che non doveva succedere. Perché? Cosa sta succedendo? Conversazione personale profonda. Non andare in camera di tuo figlio, per favore. Chiedi di Nora, cosa sta succedendo? Perché? Aspetta. Dunque, dov'è che si va a chiedere? Pettegolezzi? Sì. Chiedi di un altro sim di Nora. Che bello questo. Nora, dove sei? Aiuto. Non si può chiedere di Nora, perché fa parte della sua unità familiare, credo. No, eccolo qua, perfetto. Prova a chiederle cosa sta succedendo. Mentre tu vai da Nora.
Presentati, ok, racconta sulle storie più familiari del bimbo, sì. Parla un po' di cucina. Sono talmente innamorato di Nora. E allora, cosa sta succedendo? Cosa avete? Siete entrambi spaventati, ma perché cosa? Fai una battuta sul matrimonio, insomma. Fratello, non devi essere così. Su, dai, cerca di consolare. Mentre Oliver continua a socializzare anche con Abram. Che belle queste sedie a dondolo. Entusiasmati assolutamente per i cani e raccontano storie di fantasia. Benissimo. Guarda tu, sparecchiali intanto. Ok. Ah, ma cosa? Pericolo irrazionale per le grida ricevute. Fratello, ma rilassati. Bacio familiare. Guarda, sono venuta qua a trovarti, no? Perché non è una casa nuova. Però se fai così me ne vado via subito, eh. Te lo dico. Suggerisci tecniche di visualizzazione. Guarda, dovresti venire con me a fare un po' di yoga perché appunto rilassa la mente, ok? Entusiasmati per il matrimonio. Sono tutti impazziti in questa casa. Lei è infuriata, mi sa che non ci parlo neanche. Le do il regalo, la composizione floreale, ma poi mi sa che me ne vado. Condividi l'entusiasmo e giocherella un po'. Tu vieni qua, prova anche con lei. Ah, ecco, scusati perché si vede che è successo qualcosa. Mi sa che ce ne andiamo subito, ragazzi. Niente, va a rivoltare il cestino dei rifiuti. Guardateli loro due. Ok, vediamo, racconta una storia sciocca, vediamo se riesco a scambiare i braccialetti dell'amicizia. Aiutala un po' questa ragazza, tua cognata, che è successo? Entusiasmati, ecco, fai una battuta magari sul matrimonio e chiedili anche tu, chiedile di suo fratello. Pettegolezzi, altri sim, chiedi di un altro sim, chiedi di Leo. Perché questa cosa, ragazzi, non mi va giù, non riesco a capire cosa sta succedendo. Consigliere sgradito. Allora, guarda, non consigliare a nessuno. Jasper, adesso ci pensa tua moglie. Oh, confortala, cos'è successo? Cos'è successo con mio fratello? Cosa ti ho fatto? Strano, perché è una brava persona. Sono talmente... E allora, qual è il problema? Su, guarda, ti faccio un bel regalo. Dai il regalo, composizione floreale. Guarda cosa ti ho fatto. Con le mie mani, so che ami il rosa. Dai, spero ti piace e ti risollevi un po' il morale. Vediamo se riusciamo a scambiarci i braccialetti. No, come mai? Racconta una barzelletta rivoltante e fai lo scemo. A parte che tu volevi diventare amico. Forse non siete ancora amici, voi due. Oh no! Perché così basta la relazione? Che strano. Vabbè, a quanto pare direi di salutarli. E perché, vista la situazione, sono abbastanza, ecco appunto, sono abbastanza arrabbiati, indiavolati. Li salutiamo. Allora, vediamo un po'. Noi facciamo finta, insomma, che sono arrivati fin qua. E tra l'altro, si possono portare anche i cani. Quindi, magari al prossimo giro portiamo anche Chloe. Direi di fare una passeggiata. Fai già, anzi, una cammina velocemente attorno al lago con Oliver e Jasper, vediamo un po' cosa succede. Ah, si vestono in tenuta ginnica. Ok, forza ragazzi, siamo pronti? Facciamo questa camminata. Madonna, una camminata veloce serale, giusto per sfruttare il tempo e. Jasper non lo vedo molto dell'idea. Starà dicendo: ma cosa mi ha fatto fare mia moglie? Io non volevo tutto ciò. Dai, Jasper, forza, forza che ti serve un po' di allenamento, le dirà, no, Lily? Anche se questo però non mi viene tenuto conto. Ok, vabbè, pazienza.
Forza ragazzi, di qua seguite la mamma, vai con questa camminata veloce, perché alla fine è una camminata veloce. Non so se suscita dei mood particolari. Ok, sosta, stretching, facciamo un po' di stretching ragazzi, che sennò i muscoli si contraggono tutti, ci vengono i crampi. Forza, riprendiamo, via. E Jasper, non è proprio dell'idea. Vediamo se potete socializza con papà. Discuti delle frazioni e vediamo cos'altro possiamo discutere. No, mi sa che non mi fa parlare, però. Cita un personaggio dei cartoni animati. Guardate, ragazzi, un parco con le fontane acquatiche. Ma adesso diventa freddo. Più che altro, e quindi non potranno. Sì, Chloe, certo. E non potranno usufruire di tutto ciò, di questa ballina gigante bellissima. Però, vabbè, ecco appunto, vedete, si fermano. Oh, sì, beviamo un sorso d'acqua. E appunto Lily starà dicendo di questo parco acquatico, no? Riprende subito. Mamma mia, neanche un briciolo di sosta. Eh sì, dovete andare tutti in bagno, lo so, lo so, lo so. Adesso, insomma, ce ne torniamo a casa. Devo dire che state molto bene, però avete bisogno un po' a terra per via del bagno e sì, e di fare una doccia. Peccato che questo però non me lo dia, veramente un peccato. Casomai faccio fare una sessione di yoga lì a casa, perché appunto qua ormai inizia a far fresco. Sì, stanno un po' con i bisogni a terra. Però dai, tutto sommato, anche qua guardate, c'era un altro percorso. Ok, non so se gli ho fatto fare quello più lungo. Il percorso più lungo, ragazzi, l'ho fatto fare. Non lo so. Però è interessante anche questa cosa. Pensavo sinceramente potessero parlare. Però vabbè. Bello perché comunque sono come le camminate che ci sono a Monte Comorebi. E mi piace questa cosa, mi piace tantissimo. Va bene, vado avanti un po' veloce e Jasper, ragazzi, non ce la fa più, si è fermato. Oh, bravo, fai un po' di stretching. Ok, facciamo così, li faccio finire e andiamo a casa. Guardate, attenzione a Zanna Bianca, corre voce che è un alligatore albino. Oh mio Dio! Di nome Zanna Bianca si nasconde in queste acque. Jasper potrebbe averlo individuato. Ma dove? Qui? Qui c'è l'alligatore? Oh mio Dio, ma dov'è? Da questo lato? Qua ci sono dei pesci, io non lo vedo però. Oh, ma che bella l'anatra! Ok, no, mi sa che qua non c'è. Ok, no. Che bella questa però! Va bene, ok, a questo punto abbiamo terminato, li mando a casa, li faccio un attimo ripigliare quei bisogni e poi ci rivediamo non appena o domani mattina o comunque se succede qualcosa di più particolare. Ed eccoci, è mattina, praticamente li ho fatti mandare a letto, li ho mandati a letto subito, ragazzi, perché ormai non ce la facevano più. E questa mattina latte, c'erano anche delle omelette, però in realtà berranno solamente del latte. Sì, qua non capisco perché è ancora triste Lily, non lo so, non capisco perché. E direi che scrivi un messaggio per Lily mentre Jasper è andato al lavoro. Vediamo se Jasper deve mangiare, no, quindi puoi fare un riponi. Mentre tu, ok, ti sei preparato il pranzo al sacco per oggi, sperando che lo mangi e non fai come l'altra volta. E questa volta, oh, ogni volta mi mettono, guardate, guardateli, ogni volta mi mettono il mangiare lì dentro. La devo togliere quella roba lì perché ogni volta mi va male la roba. Guardate, guardate come mi va male. Poi, a parte le foto che non capisco perché sono così, però pazienza, però, cioè, capite che non va bene una cosa del genere. Devo spostarlo questo, cioè, non. Devo metterlo da tutta. Lo metterò qua. Lo metterò qui perché altrimenti non. Cioè, non va bene una cosa del genere. Quindi, direi che a questo punto ti cambi di abito
e ci mettiamo a fare il nostro solito giardinaggio. Salutiamo Chiedi della scuola, salutiamo Oliver e gli diamo magari anche il bacio familiare. Perfetto. E invece adesso tu lo lasci andare e noi andiamo dalla pianta mucca perché deve essere nutrita e poi casomai ci penserà anche Jasper. Allora qua inizierà a crescere. Dopo dobbiamo fertilizzare ancora, quindi dopo verrai qui, fertilizzi e continuiamo con le nostre fertilizzazioni, sperando che succeda quello che deve succedere, ovvero che si ingigantiscano le nostre culture. Poi qui vediamo che stanno covando le due galline. Oh, ha dato la sveglia al gallo? Ma perché? Perché? Perché, Chloe, devi mangiare il becchime per le galline? Perché? Ce lo spieghi? Perché? Ok, perfetto. Poi vediamo se qui la pianta, benissimo, sta crescendo la pianta delle orchidee. La fertilizziamo anche con il nostro pesce, anche se è andata male. Innaffiamo il tutto. Non c'è da innaffiare, c'è da fertilizzare volendo, però sì, va bene così. Ok, poi burrita, vediamo se hai voglia di socializzare con la nostra Lily. Ricorda la natura stranamente clemente della pianta mucca. Poi la nutriamo e direi che poi ti puoi fare una bella sessione di yoga. I nostri uccellini da un po', oh finalmente grazie, è da un po' che non ci parliamo, quindi Jasper sicuramente venne qui, parlerà con loro. Raccogliamo le uova che sono da raccogliere, è leggermente sporco, quindi spargiamo il mangime, raccogliamo le uova e pulisci il pollaio. Qua stiamo a casa come al solito. Regala una composizione floreale. E che cavolo, l'ho regalata ieri. Va bene così. No, imbarazzo al lavoro. A volte è impossibile evitare di fare la figura degli stupidi di fronte a tutti i colleghi. Ma cos'è successo? Oh, meno male che ogni tanto ti fai accarezzare da Lily, burrita. Allora, dove ci mettiamo a fare yoga? Ci possiamo mettere qui, vieni qua. Che è da un po' che non lo fa effettivamente, quindi vieni, sistemiamo il tappetino e facciamo una sessione di concentrazione mentale. Allora, fertilizza il prodotto, super vitalità, fertilizza il prodotto, super vitalità, benissimo. Poi qui gioca con e accarezza. Tu a scuola, magari stringi amicizie, vediamo se c'è qualcuno di nuovo. Oh, ma è in calore, Chloe! Ok, due uova raccolte da polipopoli, benissimo. Ottimo. Vediamo tra quanto schiude tra 1 giorno e 7 ore. Quindi mi sa che il prossimo episodio. Eh sì. Ah, forse no, direttamente qua, al Festival del Raccolto. Vediamo, vediamo quando possono schiudersi. C'è da raccogliere tutto, quindi casomai lo faccio fare a Lily quando ha finito la sua sessione di yoga. Facciamo un raccogli tutto, assolutamente. Mentre con Jasper, direi che facciamo poi un bagno. Fertilizziamo qui perché è importantissimo. E basta. Sì, casomai poi ti faccio fare un bel bagno caldo. C'è da pulire, insomma, c'è da fare un po' di cose. Oh! Jasper ha sbloccato la capacità di realizzare il motivo a punta croce del lama, il motivo del lama per il punto croce, il motivo del lama scelto appositamente per il punto croce, il motivo del lama, quel motivo lì. Ok. Va bene. Ok, qui fertilizziamo. Vediamo un po' cosa ci dice. Ovviamente non parlano le nostre culture, però le lasciamo lì. Perfetto. Lili, oh, perfetto, hai finito la tua sessione di yoga. Mi sa che stavolta non riusciamo a regalare la composizione floreale. Vediamo qui le abilità come vanno. Esatto, infatti abbiamo quella del benessere da portare su.
Eh sì, va bene, dai, vai pure. Ok, benissimo. Direi che a questo punto possiamo salutarci così, con questa sessione di yoga, che è da un po' che non la facevo. Poi ieri ha portato Jasper a fare un po' di movimento attorno al lago, che ci sta perché mancava un po' di movimento a Jasper, ogni tanto deve farlo. E direi che a questo punto possiamo lasciarci così. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un like giù nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Intanto è arrivata Chloe.